la diplomazia internazionale mette insieme al Forum Med di Roma paesi in conflitto come Qatar e Arabia Saudita. A margine dei dibattiti nella plenaria, il padrone di casa, il ministro degli esteri italiano Angelino Alfano, ha avuto incontri bilaterali con gli omologhi di Iraq, Egitto, Qatar e Iran. L'accordo nucleare, dice il ministro degli esteri di Teheran, Zarif, è l'unico possibile e il Medio Oriente è la nostra casa. Propone poi una soluzione per la Siria senza la presenza statunitense. Sulla questione migranti, oltre alla task force di Unione Europea e Unione Africana per gestire le 700.000 persone ancora nei campi libici, l'alto commissario ONU per i rifugiati, Filippo Grandi, annuncia entro l'inizio del 2018 l'avvio del primo centro di transito e partenza per richiedenti asilo a Tripoli. E mentre a Washington il presidente statunitense Donald Trump riceve il premier libico al-Sarraj per una soluzione politica, l'inviato speciale dell'ONU per la Libia, Salamé, vola a Bengasi, dove il generale Khalifa Haftar minaccia di nuovo di ricorrere all'azione militare.